Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Trasporto aereo. Confermati i trend di crescita in consolidamento dei passeggeri in transito nell'aeroporto di Alghero. Luglio ha segnato il più 9,6% del traffico rispetto agli stessi 31 giorni del 2016, grazie all'11,5% di passeggeri internazionali e l'8,7% nazionali. Segni positivi anche per gli altri due scali isolani, più 13,9% per il Mario Mameli di Cagliari-Elmas e il 7,1% per il Costa Smeralda di Olbia. Proseguono gli incontri di interscambio culturale tra Alghero e la Catalogna. Nei giorni scorsi, in contemporanea con la Svesa del 31 di agosto, manifestazione organizzata dall'Obra Culturale dell'Alghe, in collaborazione con la Diputazione di Barcellona, del Parco Nazionale dell'Asinara e del Parco Naturale di Porto Conte, l'assessore comunale Raimondo Caciotto ha incontrato la delegazione della Diputazione di Barcellona, accompagnato dal presidente dell'Obra Culturale Pino Tilocca e da Toni Torre, delegato dell'Institut dei Studis Catalans all'Alghe. E il 2 ottobre Sergio Mattarella sbarcherà in Sardegna. La prima visita ufficiale del Presidente della Repubblica avverrà in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Cagliari. Non ancora reso noto l'intero programma della visita, ma non sono escluse altre uscite in altri centri della Sardegna, come per esempio Ghilarza per l'anno granciano. E dal 17 settembre all'8 ottobre Alghero ospiterà i festeggiamenti per San Francesco. Ce ne ha parlato Padre Paolo, guardiano del convento omonimo. Pace bene, la chiesa di San Francesco si sta organizzando per i festeggiamenti San Francesco 2017. Quest'anno avremo un po' di eventi come l'inaugurazione per la mostra dei crocifissi di Padre Antonio De Ledda, sono coinvolte poi anche le parrocchie della città per la novena e poi verrà per portare l'olio il giorno della festa di San Francesco, il 4 ottobre, la parrocchia di San Leonardo, la parrocchia di Villanova insieme al sindaco e concluderemo poi l'8 i festeggiamenti. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta dal chiostro di San Francesco. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Chiudiamo con lo sport. Da martedì 19 al sabato 23 settembre i camping reset del Tennis Club Alghero a Maria Pia ospiteranno la 18ª edizione dei Sardinia Open International Wheelchair Tennis, il più importante torneo d'Italia e tra i 9 più importanti al mondo. Parliamo ovviamente di tennis in carrozzina. Sentiamo cosa ci ha detto Alberto Corradi, direttore del torneo e numero 1 d'Italia nella categoria quad. Ci saranno i vincitori della Coppa del Mondo, quindi sicuramente tutti i migliori. Mancherà solo il numero uno al mondo che è diventato Fernandez, che è un argentino giovane che abbiamo già visto in Sardegna, che non ha mai giocato bene qua. Però abbiamo, secondo me, il favorito in questo momento che è Stefan Olsson, che ha vinto Wimbledon 2 mesi fa e sta giocando veramente un tennis aggressivo e in questo momento è il numero 5 al mondo e io lo vedo veramente tra i favoriti perché sta giocando un tennis completamente diverso dagli altri. Tra le donne? Tra le donne dovrebbe essere partita chiusa con la sudafricana Montjane, che veramente è un livello superiore rispetto a tutte le altre. Vediamo un po', speriamo nella nostra Marianna Lauro. Grandissima crescita della Montjane. Grandissima crescita, perché questa ragazza sudafricana ha solamente 21 anni e negli ultimi veramente 2 anni ha fatto dei passi da gigante. Veramente molto molto brava. E alle 14 potreste assistere a una più ampia intervista con Alberto Corradi. Io vi lascio con il meteo per la giornata di domani e vi do appuntamento alle prossime edizioni dell'Alghero TG Express. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!
giorno ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vogliamo starvi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più, l'amore incondizionato per Alghero. Alghero TG Express.